Questa domenica del tempo ordinario il Vangelo ci presenta un Gesù deciso, durasein dice il verbo, decisamente diretto verso Gerusalemme, lo fa con convinzione, con determinazione insieme agli apostoli, deve intraprendere questo cammino perché ecco giunge al suo compimento in qualche modo, però lungo la strada comunque gli stessi discepoli si prodigano perché Gesù venga accolto, perché venga riconosciuto. In un villaggio non lo accolgono, lo rifiutano decisamente, rifiutano, non intendono assolutamente accoglierlo, ed è per questa ragione che gli apostoli vorrebbero fare qualcosa, vorrebbero reagire a questa mancanza di accoglienza, la vedono come una grande scortesia, una grande sgarbatezza. Sono pieni di fede, sono pieni di amore, decisi, ormai vorrebbero che tutto filasse liscio in qualche modo. E Gesù li rimprovera però, li rimprovera perché vuole farci capire, perché anche noi dobbiamo comprendere questo, che la fede non si può imporre, si può proporre. Io posso proporre con la mia vita. Posso diventare in qualche modo testimone di fede, posso coinvolgere per attrazione forse, ma non posso imporre, perché quando impongo allora scatta il fondamentalismo religioso e noi conosciamo le conseguenze di questo. Cioè ecco, l'equilibrio sta nel mezzo, non fondamentalismo né indifferenza religiosa, ma percorso di fede, ricerca nella fede e quindi è nella libertà che possiamo incontrare Dio. Dio ci vuole liberi. Purtroppo noi siamo attorniati da persone che si dicono credenti, ma in realtà sono figli di un cattolicesimo convenzionale che si avvale anche dei sacramenti, ma non c'è una continuità di fede. Forse c'è una mancanza di libertà interiore. Chissà, ecco, non vorrei giudicare, adesso non tocca a noi giudicare, perché poi diventano comunque una risorsa queste persone, no? Un modo per approcciarsi a loro, ma rimane comunque questo asserto di fede molto profondo, no? Questo rimprovero di Gesù, non dite loro nulla, non fate niente, non possono fare nulla per forza, ecco, deve essere proposta la fede, deve scaturire appunto da un atto di libertà, come diceva Don Antonio Bedo, la fede è nell'incontro affettuoso con Dio, è un legame nella relazione, ecco, è questo che noi dobbiamo cercare, questo che dobbiamo proporre, questo che dobbiamo testimoniare, la bellezza di un incontro, la bellezza, la grandezza di una relazione con Dio in modo particolare. Buona domenica.